Integromat, la mia applicazione preferita per automatizzare tutto. Io adoro Integromat. Ve lo spiegherò in questo video molto lungo. Sarà molto lungo. Allora, praticamente qui abbiamo uno scenario. La cosa più semplice che possiamo creare con Integromat è quando succede una cosa poi quest'altra. Quindi, quando viene premuto un tasto in giro sul web, tu crea un file in Dropbox, ma eh sì, questo qui è un esempio, un assaggino di quello che potete fare. Ecco, questo qui è uno degli esempi a cui potete fare, Dio mio. Fatemi chiudere qualcosa. Ok, perdonatemi, stavo vedendo delle applicazioni inutili. Mamma mia, dai, datti una mossa, ok. E qui possiamo, oddio mio, vediamo questo. E comunque Integromat è un'applicazione degna e lo vediamo in questo video. Andiamo a vedere degli scenari che ho creato. Ad esempio, questo qui lo uso in gestione mensile. Quando premo un tasto sul web, creami un file, aggiungi delle schede in Todoist, prendi dei messaggi, mandali in giro, aggiungi le righe, cercale. Oppure qui è quando viene creato un'azione in tu quando viene premuto un tasto in Todoist, crei un file, aggiungi delle task in giro da qualche parte e comunque questo è un altro scenario. E in questo video ne andiamo a vedere come ne creiamo due. Vi dico che Integromat ve lo dovete studiare bene, io vi do un assaggino così per dargli un esempio. Possiamo partire subito e andiamo a vedere innanzitutto creare uno scenario. Per creare uno scenario facciamo create a new scenario e scatenare questa schermata. In questo caso vorrei automatizzare, un attimo, attendiamo che si carica. Perdonatemi. Ok, vediamo un po'. Attendiamo un pochino che si carica, qui è una linea un pochino ballerina. Ok, cerchiamo ad esempio Todoist. Todoist. E colleghiamolo a Trello ad esempio, ma io vi faccio un esempio, voi potete fare qualsiasi applicazione, fate continui ed ecco qui che vi si apre questa cosa. Ad esempio adesso gli diciamo in Todoist new event il trigger, gli diciamo webhook, quindi aggiungiamo uno account il mio e gli diciamo quando viene aggiunta una task tu crea un Trello. Ok, quindi cosa ho fatto? Ho fatto add, poi ho fatto il mio account, ho fatto task added, ma potete fare dei task, dei progetti, dei commenti, eccetera. Quindi aggiungere un commento, quando viene aggiunto un commento, eccetera. E posso provarci a questa attività. Per provarla facciamo su Ranch Arm. Andiamo su Todoist e lo proviamo, dai. Qui vediamo questa maledetta spunta. Scriviamo ad esempio test e vediamo se funziona. Ok, e l'abbiamo scritto. Speriamo che ha funzionato. Se tutto in verde significa che funziona. Perfetto, questo qui è già un piccolo concetto. Ma ad esempio adesso fatemi chiudere qualcosa che va a appesantire solo tutto. Chiudiamo qualcosa che non ci serve. Ok, mamma mia, vediamo un pochetto. Ok, e gli diciamo adesso quando viene creata un'azione in Todoist, quindi quando viene creata una task in Todoist, tu mi crei una card in Trello. Quindi, quando succede questa cosa, tu cosa vuoi fare tra tutte queste azioni, che sono pochissime, tantissimo? Ad esempio, gli diciamo di creare una card, create a card, gli diciamo, selezioniamo l'account giusto, enter, in questo caso faccio. Oddio mio, qui mi sono dimenticato di fare il logout. Quindi facciamo un attimo, cambia account, dai, mamma mia. Facciamo un attimo, lo facciamo in diretta perché me lo sono dimenticato. Qual era Luigi 2? Ed eccolo qui che ci sta facendo entrare. Speriamo che non vuole la conferma delle mail. E forse ci siamo riusciti senza conferma email. Ed eccolo qua. Ecco qua, Luigione, andiamo su Luigione perché abbiamo creato. Eccola qui, questa è la
dell'altra volta, dell'altro tutorial, ho dovuto riregistrare perché non si sentiva l'audio, maledetto. Cioè l'ho registrato tipo 5 minuti fa e non si sentiva l'audio. Ok. Quindi diciamo adesso, no Inter Manuel, se no dobbiamo essere molto smanettoni. Facciamo Select, che è anche la soluzione che di solito uso io. Board, quale board? Guigione in questo caso, lista. E prendiamo una lista da fare, in questo caso abbiamo detto quando viene creata una task in Todoist, me la crea in Trello, sì. Qui adesso, qui possiamo selezionare un'etichetta, ad esempio, facciamo la verde, così. Nome, ed ecco qui che arriva il fattore di complessità. Certo, noi lo potremo chiamare molto semplicemente nuova scheda. Ma se non ci basta, possiamo andare a mettere, non so se avete notato, ogni volta che andate in un punto dove dove posizionare un nome, vi si apre questo menu. In questo caso ci andiamo a prendere il content. Dove, mamma mia, non lo trovo. Ecco qua, si chiama test. Quindi ci iscriviamo e qui andiamo a cancellare nuova task, che non ci serve. Poi, figuriamoci che era test, vedete era test. Description, ci mettiamo ad esempio questa. Dove sta? Questa. Attività. Facilità. Priorità. Priorità. Due punti. E poi andiamoci a prendere la priority. In questo caso la cerco. Priority. Aspettate, questo qui ci andiamo a mettere alla fine. Ok, meglio. Ok, possiamo fare ok, assicuriamoci che tutto ok, ok, facciamo ok appena abbiamo fatto. Ed eccolo qui. Perfetto, lo scenario basta. Ah no, facciamo anche così. Quindi, una volta mi crea anche. No, lasciamo perdere così, questo qui lo facciamo semplice. Poi nell'altro andiamo a fare complesso. Allora, adesso noi qui possiamo provarlo. Quindi, via, siamo pronti? Quindi andiamo a creare un'azione in tool, la chiamiamo comprare pane. Pane, inviamo comprare pane e dovrebbe qui comprare pane. Ha funzionato, se ci andiamo a cliccare vedete l'etichetta verde, vedete se andiamo in etichette, cioè c'è scritto che abbiamo preso quella verde e che diciamo questa attività priorità 1. Proviamo di nuovo, quindi mamma mia, la rifacciamo riandare, andiamo in tool, scriviamo comprare biscotti, qui priorità, ecco qua, me la mettiamo priorità 2, vediamo che succede, mi sembra che era questo il punto, ed ecco qua, attendiamo un pochino, eccola qui, questa attività priorità 3, ha sbagliato perché va un numero avanti, comunque vedete che ha funzionato, direi, anzi era giallo, ah era gialla, priorità 2, direi che ha funzionato, ok, ma lo so che non vi siete contenti, intanto questo scenario lo attiviamo, attivo, così sarà sempre attivo e ne creiamo un altro, il secondo ed ultimo che abbiamo. Ah, non ve l'ho detto che con la versione gratuita abbiamo il limite di 2 scenari e 1000 operazioni per mese. Non ve l'ho detto questa cosa. Invece 9 euro, se avete 10.000 operazioni a me, si vanno a pagare ampiamente. Creiamo un nuovo scenario e gli diciamo, questo qui lo facciamo un po' più complesso. Facciamo, quando viene completata una task in Todoist, me la posti in fatto, quindi mi crei in fatto un'attività e poi mi aggiungi un'attività a calendar e direi basta, a meno che... No, direi, e poi me la cerchi quindi, me la crei direttamente e direi basta. E poi magari mi crei un documento in Google Docs. Ok, ci abbiamo messo non so per ragionare, ecco, ci vuole tempo. Ve l'ho detto che questo sarà bello lungo. Allora, Todoist, quindi colleghiamo Todoist. Poi colleghiamo Trello, che si identica maniera, non vi sto più a spiegare. Ah, non vi ho fatto vedere quanti ce ne sono.
Ce ne sono pochissimi, giusto un centinaio, ma proprio pochi, pochi, pochi. Ce ne sono giusto un centinaio di Discord, ho visto passare Evernote, Facebook, non c'è YouTube purtroppo, Google Chrome, cos'altro c'è? Line, WhatsApp non c'è, PDF Mockery. E comunque non possiamo dire nulla perché non è che li possiamo andare a vedere tutti in questo video, eh? Dobbiamo metterci un po' le mani sul fuoco. Allora, abbiamo detto Trello, che già abbiamo preso, e Todoist, poi abbiamo detto Calendar, dove prende? Oddio, ho sbagliato. E qui ci andiamo a prendere, in questo caso, Docs. Ok, quindi abbiamo connesso Todoist, Trello, Google Calendar e Docs. Facciamo continui. E abbiamo detto in Todoist new event, aggiungiamo un webbook che lo chiamiamo completata task, completata task, vediamo un nome a caso, scusate, account, speriamo che non inizi a singhiozzare, vi diciamo my Todoist connection, quindi ci andiamo a prendere l'account che abbiamo creato e qui andiamo a dire no task added, ma ci clicchiamo su task complete. Quindi quando viene completata una task. Ok, ed eccola qui, adesso abbiamo creato questo. Adesso ci diciamo, mice, quindi in Trello me ne crei un altro e me la crei in, non in da fare, ma facciamo un fatto. Quindi mi crea un'azione in fatto. Quindi sempre credit e card. Qui ci andiamo a mettere select, no, visto che già l'abbiamo visto prima questa cosa, quindi andrò molto veloce. Board, prigione, lista, abbiamo detto, ecco qua in questo caso, fatto. In questo caso fatto per dare la pazza gioia, vediamo se c'è giallo, perché il giallo ci dà la pazza gioia, almeno per me. Nome, gli diciamo, hai completato. Adesso gli insegno, lo insegno quando collegheremo Google Docs. Hai completato 2 punti e ci andiamo a prendere il contact. E gli diciamo, tra parentesi, facciamo così. Diciamo, fatto. Ok, descrizione non andiamo a mettere niente, facciamo ok. Perfetto. Quindi abbiamo detto, quando viene creata una task, cioè quando viene completata una task, tu mi crei, me la crei in Trello, poi cosa fai? Me la crei in Trello, poi mi aggiungi, quindi mi fai il work calendar created, vediamo un pochino, dovrebbe create in event, quindi potete fare quello che volete. Colleghiamo il mio account, eccolo qui, già connesso, vediamo se questa il 34, 55, vediamo un po', che è questo qui perché avevo dei dubbi, quindi già l'ho connesso, perfetto. Calendar ID, quello principale va benissimo, event name, ci andiamo a prendere, diciamo, hai fatto e ci mettiamo ponte. Qui in start date e in end date ci vengono l'aiuto i formati data, quindi ci viene d'aiuto la complessità di Integromat. Vi faccio vedere come funziona. Abbiamo visto prima che cliccando sulla base di testo ci apre questa selezione Integromat, ok? E vi dico, se andiamo in date and time, ci viene d'aiuto now, quindi now, e qui ci andiamo a prendere sempre now, quindi ora e ora. No, oddio, ho messo 2 volte. No, attenzione, non fate errori, che non potrebbe nemmeno funzionare se lo fate. Ok, possiamo fare, no? Dobbiamo mettere una. Non ci serve una cosa che si ripete, nemmeno una festività. Ecco qua, possiamo già allineare. Adesso qui gli diciamo che mi aggiungi un paragrafo in Google Docs. Quindi in questo caso me lo vai a creare, perché me lo crea, anzi mi crea proprio il documento, gli diciamo connection, ci andiamo a connettere, dobbiamo connetterlo bene, un attimo che non vi faccio vedere se no mi si escono tutti i miei account, che non mi sembra il caso di farvi vedere, questo, accetto, scusate, mi stava dicendo accettare i termini, attenzione, pericolo di morte, vabbè.
il nome del documento, quale lo mettiamo? Ad esempio lo chiamiamo I. Allora gli diciamo I underscore fatto. Ok, che nome di fantasia. Il content, ecco qui che volevo creare una cosa un po' complicata. Gli diciamo in data. E qui andiamo già a mettere in date, in time. Add priest format date o priest date, qual era? Secondo me era priest date, ok. Qui adesso vedete che ci andremo a creare questa cosa. Anzi, non lo mettiamo, dai. Cioè, non lo mettiamo, dai. Qui diciamo in data, quindi qui vediamo come si funziona, dobbiamo mettere la data quindi mette quindi come ha fatto lui? Ha messo ok, quindi andiamo qui, ha messo quattro i, poi ok, ha messo bene, tattino. Sì, trattino trattino dd i i e qui ok facciamo un po' di meno, ok, qui diciamo hai completato e mettiamoci hai completato, andiamo nel conte e ci andiamo a prendere questo conte. Ah, dobbiamo selezionare la cartella, in questo caso prendiamo quella principale, faccio vedere meglio. Vedete, mi ha chiesto quale cartella, in questo caso mettiamo quella principale, facciamo ok. Ed ecco qua, voi dite sì, ma non è molto bello da vedere. Adesso vi insegno il trucchetto, vi insegno il router. Per avviare il router facciamo flow control e router, poi vi faccio vedere anche come lo uso io magari. Ce ne sono un sacco, non ve le sto qui a spiegare perché sennò diventa un corso di 6 ore, già stiamo a 17 minuti, quindi è meglio lasciare aperto. Questo router adesso vedete che non è molto bello da vedere, quindi facciamo unlink, oddio no, ecco potremmo fare anche così, però in questo caso non ci serve. Ecco qua l'abbiamo unlinkato, che italiano, bellissimo, che mi ha combinato. Ok, adesso ne vedi cosa facciamo. Il router lo colleghiamo qui e adesso qui andiamo a fare anche qua unlink. Uno lo prendiamo questa vignetta e ce l'andiamo a prendere qua i puntini, vedete? E li mettiamo qui. Cliccando la bacchetta magica si allinea tutto e vedete che abbiamo creato. Lo proviamo? Ma sì, dai! Voi siete insopportabili, volete che io crea tutto a tutti i costi. Va bene, ve lo dico, proviamo, anzi. Anzi, stavo scherzando ovviamente, vabbè. Lo facciamo partire e andiamo a completare un'attività in più, scombra e biscotti. Adesso teniamo un pochino che ci arriva l'azione, incrociamo le dita che ci sta arrivando. Ci vuole un po' di tempo, non taglio questa parte per farvi vedere quanto tempo ci vuole. Eccolo qua, sta creando il documento, l'ha creato e funziona tutto. Non vi posso aprire Google Docs perché sennò vi faccio vedere i fatti miei. Allora, vediamo. Mi ha completato, l'ho completata io, però vabbè. Qui nella creata ha scritto hai completato attività e in calendar, vediamo un poco. Eccola qui. Hai fatto comprare i biscotti. Lo rifacciamo, ma sì, dai, anzi. Adesso ne creiamo un'altra, la chiamiamo. Vedete che è ancora attivo l'altro scenario. Quindi, dove andiamo a fare la cosa? Lo chiamiamo. Venite gente, ad esempio, venite gente, invio, vediamo che ci arriva qui, venite gente, adesso che possiamo attivare, ok, attivo, ah non serviva, tanto facciamo così, dai, facciamo così e lo mettiamo qui, ne rimettiamo questo qui, perfetto. E adesso qui andiamo a fare, andiamo così vediamo tutto, allineiamo un po' tutto, apriamo un po' qua, ok, si vede un po' piccolino però va bene. Qui abbiamo creato un'attività, la facciamo partire, non c'era bisogno di attivarla però va bene. Completiamo comprare pane, ok, e attendiamo che arriva, ci vuole un po' di tempo, eccolo qui,
hai fatto completare qua, adesso fatto tra virgolette, ci ha creato l'evento, mamma mia, facciamo così, eccolo qui, e abbiamo fatto, non proviamo a rifare, ma sì dai, facciamolo con tutte, quando, cioè appena lo fate poi vi viene la voglia, non sto facendo niente, assicuriamoci cattivo, ok, hai completato l'intelligente. Ed eccolo che forse è arrivato. Vediamo che arriva. Mamma mia, perché non è arrivato? Dai, non è arrivato. Eccolo qua. Hai completato venire. No, non è arrivato. Eccolo qua, ci vuole un po' di tempo. Hai completato venire, gente. Ecco qua. Certe volte si sbaglia, però poi si riprende da solo. Ok, come vi avevo promesso, adesso vi faccio vedere il mio modo di usare rute. Quindi, adesso vi faccio vedere questo che lo scenario secondo me è più complicato che tengo. In realtà no, questo, eh. Oddio, mi si sta rompendo il piede, vabbè, perché mi sto da 21 minuti. Vedete come lo uso? Io lo uso, vi faccio vedere. In questo caso, quando viene creata un'azione, quando viene creata una task in Todoist, nel mio account Todoist, mi manda un messaggio su Telegram, confronti se quella cosa non c'è ancora, se quella cosa è stata fatta, perché certe volte si sbaglia, non so, certe volte si sbaglia Todoist, controllala, poi se, qui dice in realtà, se content esiste, tu cosa fai? Mi update, cioè, quindi mi aggiorni la cella, mi cerchi quella riga e me la ricerchi per sicurezza. Se no, qui non lo fa sempre, quindi mi crea delle task in Google Task, così ho tutto allineato, anche se sto lasciando perdere Google Task, però almeno me lo tengo così, perché è l'unico coso dopo per ingrandire lo scenario. Invece qui io ho detto, vi faccio vedere, setup affit, quindi fa tutto. Questo qui quindi, solo se esiste va qua, quindi praticamente lo fa tutto, vedo, non mi sta bene. Quindi mi crea una card, poi se non la trovi mi ricerchi tutto il rambaradam di Google Sheet, mi la ricerchi e mi mandi un messaggio su Telegram. Quindi, in poche parole, ok, mi mandi due messaggi su Telegram e faccio vedere un altro. Ma sì, dai, quindi... Usiamo la scorciatoia, control tab, andiamo avanti un attimo, ok, qui, oddio speriamo che non ho cliccato niente, oh cavolo mi si è spento l'accesso, vabbè ve lo faccio vedere da qui, non ci sono problemi, me l'ha perso l'accesso, andiamo su Integromat, eccolo qua che me la no questo qui è quello di 2, quello lì, il tutorial, mamma mia, cioè io faccio queste cose proprio improvvisate, non mi preparo. Ecco, devo usare due computer. Va bene, ma non è un problema, dai, su, non diciamo che è un problema proprio. Entriamo con il mio account. Adesso, vabbè, sto combinando solo un macello nel video, però lasciamo perdere. Ok, vedete io come lo uso bene, sto coso, vabbè. Ne faccio vedere un altro, vediamo un po' se qui va, no, vabbè. YouTube, gestione mensile, questo è per quelli che gli iscritti al mio canale YouTube, cosa succede a loro? Tutti gli iscritti sul mio canale YouTube hanno quasi tutti Telegram, quindi io ci invio dei messaggi programmati che gli dice grazie per essere iscritti a questo nuovo mese. Che succederà tra qualche giorno questa cosa, il primo aprile succederà. Che poi quando succederà mi metto vi arriverà un post che non vi sto più a spiegare. Quindi, praticamente, quando online viene creata una cosa, quindi quando potrà anche addirittura mettere direttamente su Dropbox, quindi mi crea un file direttamente. Allora, ci sto pensando perché questo webbook non è che serve molto, anzi, mi è venuta proprio un tema, lo segno un attimo. Levare webbook. Ok? Io ho detto letteralmente, quando viene creata una cosa qui, tu mi upload, mi carichi un file in Dropbox. Però ho paura che mi combini un macello, vabbè. Poi mi crea una task, mi aggiungi una riga nei fogli di Google. Poi, qui ho detto vai avanti,
Mandami un messaggio su Telegram se non l'hai mandato. Allora, mandami un messaggio in privato su Telegram. Se non me l'hai mandato, me lo rimandi e mi ricarichi un file in Dropbox. Mi cerchi la riga, quella lì che ti ho tirato prima. Qui un sacco di router che fanno bellezza. Qui ho detto, se non c'è, me la ricerchi e mi ripeti tutti i passaggi. Se la trovi, mi cerchi quella riga, prendi quella riga, la aggiungi in Todoist e mandami dei messaggi, uno sul canale Telegram. Ok, facciamolo insieme, dai. Quindi questo qui ce lo andiamo a mettere, ce lo mettiamo. Quindi, delete modulo, e quindi ce lo andiamo a mettere qui. Ed eccolo qui che l'ho messo qua. Lo programmiamo, vabbè, dopo lo faccio queste cose. Comunque io vi dico questo integro matto ve lo dovete studiare per arrivare alle competenze di oggi, perché lui già adesso vi sto dicendo che sono le 10 di sera circa, e vi dico che lo dovete studiare bene se lo volete usare. Comunque, io cre o cre creerò dei gruppi dove ci potete aiutare una mano, quindi datemi una mano. E niente, io vi ricordo di venirmi a cercare sul mio canale Telegram, che c'è la newsletter, anzi qui c'è la newsletter su smine.substack.com, c'è la mia newsletter settimanale dove vi aggiorno sulle mie notizie dell'ultima ora, e io vi do un appuntamento alla prossima, dopo 20 minuti, ci vediamo alla prossima.